Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Fortnite. Prima di cominciare col video vi ricordo come sempre che io sono tutti i giorni live su Twitch dalle 14 fino alle 16:30-17 fino al 10 maggio però, perché il 10 maggio tornerò qui in live su YouTube. Quindi se siete nuovi o magari anche se siete già iscritti, attivate la campanellina se ancora non l'avete attiva, perché il 10 maggio si torna qua in live su YouTube. Come vedete sicuramente dal titolo, vi faccio vedere come completare tutte le sfide settimanali. Partiamo dagli incarichi leggendari. Infliggi danno agli avversari. Prima fase 2,5k, seconda fase 5k, terza fase 7,5k, fase 4 10k, fase 5 12,5k, infliggere i danni appunto. Poi passiamo alla sfida successiva. Allora, la sfida successiva ci dice eliminazioni con armi improvvisate. Le armi improvvisate, ora ve le faccio vedere in gioco quali sono, ma sono semplicemente tipo il pompa o la R che potete convertire in arma primordiale o in arma meccanica. Visto che è iniziata la partita, vi faccio vedere magari se la trovo un'arma improvvisata. Allora, del tipo, vi faccio vedere subito, questa è la mitraglietta, vediamo se è improvvisata o meno. Mitraglietta improvvisata, sì, eccola qua. Questo tipo è un'arma improvvisata, ok? Esiste stessa cosa di questa rarità e di fino a rarità rara. Stessa arma, stessa tipo la R e il pompa, ok? E bisogna fare una kill, come c'è scritto qui appunto, per l'arma improvvisata. Poi, in questo caso, le armi primordiali. Quali sono le armi primordiali? Tutte quelle armi che si possono costruire con le ossa. Tipo il pompa che spamma. Vi metto qua alla mia destra l'immaginetta, come anche prima vi ho messo le immaginette del pompa quello là e delle armi quelle là improvvisate. Poi c'è la R appunto primordiale e così via. Poi passiamo alla prossima sfida ragazzi. La prossima sfida ci dice eliminazioni con armi meccaniche. Le armi meccaniche possono appunto fare tipo con i pezzi delle auto, delle parti meccaniche. Possiamo farle appunto tipo lo SCAR, la R normale o lo SPAS per esempio, oppure il pompa del nonno. E quelle le conosciamo tutti, inutile mettervi immaginette. Passiamo alla prossima sfida, vediamo cosa ci dice. Segna armi di diverse rarità. Allora ragazzi, segna le armi di diverse rarità. Non c'è niente da fare che alla fine, tipo per esempio dici vicino al tuo amico: oh guarda bro, qua c'è questo AR. Facciamo finta che la cassa sia un AR, no? C'è questo AR di colore verde, cioè di rarità comune. Voi dovete segnare di rarità comune, in teoria di rarità rara, rarità non comune, tipo questa appunto è rarità non comune, e questa è rarità comune. Ok, però in questo caso vale solo per le armi. Poi, cos'altro c'è come sfida? Mancano le ultime sfide, nel frattempo mi hanno killato. Raccogli carne e peperoncini. Semplicemente ragazzi, la carne come si fa? Porto questo ball. Madonna mia, la gente sta proprio fuori di testa. Balla per una semplice kill fatta con l'arco mentre uno era fermo. La carne e i peperoncini. La carne ragazzi la potete ottenere uccidendo i velociraptor o killando appunto i maiali e anche le galline. Poi i peperoncini, vabbè, basta andare a Frutteto e così via. Non so perché comunque quando registro un video iniziano ad arrivare 300.000 rumori tra messaggi di WhatsApp, macchine e cose varie. E poi, penultima sfida, consumo oggetti da raccogliere. Oggetti da raccogliere possono essere appunto in questo caso peperoncini, funghi, lattuga, pannocchie e così via. E per l'ultima sfida, ma non meno importante, abbiamo caccia velociraptor. Dovete killare semplicemente due velociraptor, ragazzi. Tutto qua, facilissimo, mi dispiace se sentite rumori esterni, ma purtroppo abito in una zona abbastanza rumorosa, infatti spero che presto posso mettere dei pannelli. Vi ringrazio tutti per la visione ragazzi, se avete delle domande da fare chiedetemi pure sotto nei commenti, se qualche sfida non vi funziona o altro, in modo tale che io possa aiutarvi appunto per completarle. Come sempre per questo video è tutto, vi ricordo che se vi sono stato d'aiuto lasciate un mega like, attivate la campanellina e su Twitch fino al 10 maggio farò le live tutti i giorni dalle 14 e mi chiamo la GTFN97 e poi ritorneremo qua a fare le live. Ok ragazzi, come sempre se vi sono stato d'aiuto lasciate un mega like, ripeto, e iscrivetevi al canale con la campanellina. Ciao ciao!